Bentrovati appassionati di calcio a 5, 22esima puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5 che potete poi seguire quotidianamente attraverso mondofutsal.net e poi su youtube.com/mondofutsaltv. Anche questa settimana un resoconto dettagliato su quanto avvenuto nel campionato di Serie A, in C1, C2, in Serie D e anche relativo a un evento importante tenutosi in provincia pochi giorni fa. Andiamo però con ordine, iniziamo con la Serie A tra pochissimo. Niente da fare per la Rapido Latina sul campo della seconda della classe, con il Pescara infatti è finita 3-1 per la formazione pontina, priva dello squalificato Avellino che ha potuto contare sulla grande giornata del portiere brasiliano Gelli. Di Battistoni il gol dei nerazzurri. La formazione del presidente La Starza chiuderà la propria stagione salutando i tifosi nerazzurri contro il Real Rieti, cullando sempre il sogno playoff. Rieti che nell'ultimo turno ha impattato con l'Asti con il punteggio di 5-5. Ma vediamo com'è andata con questa giornata attraverso la grafica di Marco Dell'Orco. La 21esima giornata ha visto il successo della Luparense sull'Acqua e Sapone per 3-2 e, come detto, la formazione del Pescara ha tenuto per la sua corsa in vetta alla classifica battendo la Rapido Latina 3-1. Da segnalare la vittoria per 3-2 del Napoli sulla Fabrizio Corigliano e il 5-5 avvincente tra Real Rieti e Asti. Chiude il programma la Lazio che ha battuto 7-3 Città di Sesto. Il turno di riposo osservato dalla Caos. Rimane in testa l'alter ego Luparense a 38 punti, seguita a 3 lunghezze da Pescara, a 30 ci sono Asti, Caos e Real Rieti, a 29 la Lazio e a 28 Acqua e Sapone. La Rapido Latina è a 19 punti, 18 Corigliano, 16 Napoli, chiude Città di Sesto a 14 punti. Nel prossimo turno riposerà proprio Città di Sesto, le sfide in programma sono Acqua e Sapone, Lazio, Asti, l'alter ego Luparense, Caos, Napoli, Fabrizio Corigliano, Pescara e la Rapido Latina che ospiterà, come detto, il Real Rieti. Ci concentriamo sulla C1 e sull'impegno che vedeva la Eagles Aprilia al Liceo Meucci contro la seconda forza del campionato, la Virtus Palombara. Ebbene, hanno avuto la meglio proprio gli ospiti in rete, per gli apriliani sono andati seguiti e Todisco. Nel prossimo turno la Eagles se la vedrà sempre tra le mura amiche contro la Mirafin, reduce dalla sconfitta per 5-2 in casa del Città di Paliano. L'Albano ha dilagato sull'Atletico Civitavecchia 7-1, posticipata la sfida tra Capitolina Marconi e TCP, 5-2 per il Città di Paliano sulla Mirafin, vittoria a tavolino per il Civitavecchia sul ritirato Minturno, 10-2 per la Virtus Palombara sul campo della Eagles, mentre 10-4 in trasferta per l'Aninovi Ciampino sulla Lazio Calcetto. E a seguire Lido di Ostia batte Real Castelfontana 8-2 e Nuovo Atletico Ferentino batte Active Network 6-2. Per questa classifica Capitolina Marconi e Virtus Palombara a quota 68, segue poi Lido di Ostia a 64 e distaccatissime Active Network a 52, Nuovo Atletico Ferentino a 50. Poi un ulteriore abisso con Aninovi Ciampino a 41, Città di Paliano 40, Albano 38, Real Castelfontana 37, Mirafin 36 e quindi Civitavecchia 33, Atletico Civitavecchia 31, Lazio Calcetto 27, Eagles Aprilia 19, TCP 16 punti.
La C2, apriamo ancora con un successo per la Ginnastica Fondi, 4-3 su una coriacea Città di Cisterna. Manca solo la matematica per il successo del campionato, ma i giochi per la formazione del patrono di asilo siano praticamente fatti. Il Velletri scivola in casa, impattando 2-2 contro il Penta Pomezia, mentre cade malamente lo Sport Country Gaeta in casa dello Sporting Giovani Risorse con l'eclatante punteggio di 6-1. Posticipata la gara dell'Anzio Lavinio contro il Fanalino di Coda Città di Minturno Marina, così come la gara tra Connect e Visfondi. Vincono anche il Real Podgora in esterna con la Fortitudo Terracina e la Vigor Cisterna in casa ai danni della ASP Pomezia con il punteggio di 3-2. In testa Gymnastics Studio Fondi a 59 punti, segue Velletri a 54, Atletico Anzio Lavinio 50, Sport Country Club 48 e poi lo Sport in Giovani Risorse a 40, Real Podgora 37, Penta Pomezia 36, FC Cisterna 29, Visfondi 28, Vigor Cisterna 26, Connect 22, Fortitudo Terracina 17, ASP Pomezia Laurentum 16, chiude il Città di Minturno Marina a 9 punti. Ma andiamo a rivivere le emozioni della sfida tra Gymnastics Studio Fondi e Città di Cisterna attraverso il servizio confezionato dalla redazione di Fondi.
Adesso andiamo alla scoperta del pianeta Serie D con il girone A, con la formazione dello United che ha riposato, mentre la Fortitudo Pomezia si è imposta soffrendo a Latina Scalo contro la Cimil col punteggio di 5-4. Pari 4-4 tra l'Ele Nettuno e Flora 92, mentre l'altra nettunese, Libo, cede il passo in casa a una più determinata Real Latina. Torna alla vittoria l'Atletico Rocca Massima, che regola in casa Falasche di Mister Mari, 7-4 il punteggio finale. Tre punti importanti anche per il Città di Anzio ai danni dell'R11 Latina e della PR2000 Aprilia di Mister Stampatore, che supera la più quotata Virtus Latina Scalo con il risultato di 7-2. Ma vediamo la classifica di questo raggruppamento. United Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia a 54 punti e poi un abisso con Latina Scalo Cimila a 40, Flora 92 a 34, Real Latina 33, Città di Anzio 32, Tilettanti Falasche 28, Lele Nettuno 27, PR2000 Aprilia 23 e infine Virtus Latina Scalo a 17 punti, Atletico Rocca Massima e Libo Calcio a 5 a 14, chiude l'R11 Latina a 6 lunghezze. Si gioca la 22ª giornata del campionato provinciale di Serie D, qui al Falcioni di fronte si trovano le formazioni dell'Ele Nettuno e il Flora 92. La palla messa in mezzo, c'è il gol di Maciucca al 21esimo. Giorgi, molto movimento, adesso anche la possibilità per il gol del raddoppio, che arriva esattamente a 24:30 e ancora Maciucca, la finta con il corpo se ne va a Rosini, la palla messa in mezzo per Tinare, c'è il gol da parte di Valentino al 26esimo, si riprenderà con il calcio di punizione Tinare, il tiro e c'è il gol del pareggio dopo un minuto. Il tocco per Mingione, sotto misura Maciucca, ancora giustiziere a questo punto al 22esimo della ripresa e ha spedito la palla in rete, ancora adesso Tinari che recupera e c'è il gol del pareggio, se ne va, finisce a terra, adesso la possibilità per il Flora con Maciucca, arriva il gol poker di Maciucca. A questo punto pericolosa Valentino, la palla messa a mezzo per Tinari, c'è il tiro del pareggio, il gol del pareggio, 4 pari. Sì, stiamo lavorando bene durante la settimana, stiamo provando molti schemi e purtroppo oggi abbiamo ripreso la partita bene e dopo qualche errore, purtroppo sono venuti gol loro, qualche deviazione, e purtroppo ci sta e niente, siamo riusciti a recuperare la partita poi con il portiere di movimento che stiamo provando in settimana, stiamo cercando di fare sempre meglio. No, vabbè, il pareggio è un risultato migliore rispetto alle altre trasferte, anche se relativamente l'incontro l'abbiamo fatto in gran lunga il primo tempo noi. Ci siamo rilassati 10 minuti nel secondo tempo, lì un po' di inesperienza, un po' più di piglio, forse questa partita oggi la portavamo a casa. 4 pari, sì, è vero. In casa soffriamo, quest'anno soffriamo un pochettino, oggi comunque è una bella partita. Secondo me il pareggio è il risultato più giusto per i valori che sono visti in campo. Noi magari qualche disattenzione in meno forse sarebbe meglio, perché a volte ci porta, come dire, a essere penalizzati, diciamo, ecco, a non riuscire poi a vincere fuori casa. Forse soffriamo, diciamo, il fattore casalingo, diciamo. Fermo il girone B, ma si è disputata un'importante gara di recupero tra Sport in Terracina e Accademia Sport. È finita 6-4 per la formazione di Mister Padula. In virtù di questo successo i tirrenici si insediano in quarta piazza, scavalcando il Suio e avvicinandosi proprio all'Accademia Sport, che lo precede di sole 4 lunghezze. Ma per vedere meglio come sono andate le cose, andiamo a gustarci questo servizio confezionato da Enrico Pasquali Coluzzi e Matteo Arena.
recupero della 17ª giornata di campionato di Serie D, girone B di calcio a 5. L'Accademia Sport deve difendere il terzo posto dall'attacco dello Sporting Terracina, che tra Libura Amica vuole vendicare la sconfitta dell'andata e portarsi a meno 1 dalla formazione pontina. Compito tutt'altro che agevole per i terracinesi, perché l'Accademia Sport vuole cambiare marcia dopo aver disputato finora un girone di andata di ritorno, piuttosto altalenante. Dal Palacarucci di Terracina un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Redi ne ha subite 50, adesso ancora un affondo, viene fermato Murini e parte Giovanni Ercolani, rientra e poi però terciversa un po' troppo, alla fine riesce a cedere la sfera a Marini che la deposita in fondo al sacco da parte di Damiani. Riparte adesso con questo 1-2 e va a segnare il gol del pareggio, bellissima combinazione che ha visto protagonisti Massimiliano Carinci e Paparella, ha segnato Massimiliano Carinci il gol del pareggio. Murini, pressato da Caiola, adesso cerca e se ne va con eleganza Massimiliano Carinci, arriva il gol comodo di Paparella. Parte Caiola, il tiro e il gol, calciato in maniera assolutamente perfetta sulle ali dell'entusiasmo, intenzionata ad affondare. Ottima occasione, il palo e poi il gol, ha segnato il 3-2 Riccio. Tapin vincente dopo il palo di Damiani e finisce il primo tempo. Lo Sporting Terracina ha creato tantissimo, insomma non siamo poi così convinti. Attenzione, è arrivato il gol del 3-3 proprio in apertura della ripresa, Frattarelli si trova in spesso in posizione da ultimo, adesso regala questo pallone e arriva il gol del 4-3, un'ingenuità da parte di Marini e lo ha castigato severamente Frattarelli. È andata ancora bene a Pelizzo, adesso sta sicuramente. Attenzione, è arrivato il gol del 4 pari, ingenuità enorme da parte di Pelizzo che è stato trafitto da Ercolani per la formazione di mister Padula, che va adesso a segnare il gol pesantissimo del 5-4, la zampata di Massimiliano Carinci. L'Accademia Sport, attenzione perché c'è stato questo pallone conquistato e poi il gol ancora una volta di Massimiliano Carinci, che sta diventando l'assoluto mattatore di questo match. Prima di chiudere, come promesso, ci concentriamo su un importante evento tenutosi in questi giorni, la seconda edizione dell'All-Star Game di Mondo Futsal. Al Palacarucci di Terracina è andata in scena una bella gara d'esibizione che ha coinvolto i giocatori delle squadre di entrambi i gironi del campionato provinciale. A spuntarla è stata la selezione Nord, guidata da Graziano Marracino, che ha superato per 5-1 i sudisti guidati da Tullio Vellucci. Ma vediamo il servizio con le immagini realizzate da Enrico Pasquali Coluzzi e Matteo Arena. È il gran galà del futsal pontino, è la notte dell'eccellenza, è la notte delle stelle, o meglio, in tre sole parole, lo Star Game. A scendere in campo nella seconda edizione di questo evento organizzato da Mondo Futsal i migliori giocatori dei due gironi di Serie D del capoluogo pontino, che si daranno battaglia in tre tempi da 20 minuti ciascuno con un solo obiettivo: divertire divertendosi. Dal Palacarucci di Terracina un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Altro pallone, gol, bellissima esecuzione da parte della formazione del Nord Pontino, che è andato a segno con Scarpetti, numero 11. Adesso il Sud Pontino deve recuperare due gol, non è affatto facile, sta maramaldeggiando e va anche al capolinea. Adesso il numero 6 Marcelli, autore di una doppietta, Venturiello, costretto a indietreggiare, poi da questo pallone in profondità a Lorello, il tiro di Lorello e gol. Con Bolla e si oppone alla grande Pellicca, bravissimo. Sì, senza dubbio partita vera, è stata
una bella, diciamo, rimpatriata tra alcuni che si conoscono, altri ragazzi hanno giocato insieme, sia per un giorno che per l'altro, e poi ovviamente tanto agonismo, ma niente, nessuna cattiveria, insomma, bella partita vera. Sì, ci siamo divertiti, una bella partita, senza farci male, più che altro. Secondo me queste sono cose che comunque, già parlavo prima con Roberto, cose comunque molto importanti, perché comunque lega due gironi che comunque stanno lontani ma tanto vicini. Queste sono cose importanti per comunque proprio nel mondo futsal, anche per un livello di sponsorizzazione, perché è ancora visto pochino in questo mondo, quindi è giusto anche che queste manifestazioni vengano fatte come ogni anno. Poi Roberto è un esperto per quanto riguarda, io ho partecipato anche a quella dell'anno scorso, quindi complimenti, perché è veramente una bella iniziativa. Beh, diciamo che oggi è una giornata di festa, perché comunque abbiamo conosciuto anche altri elementi dell'altro girone che, giustamente, come dice un altro allenatore, fanno lo stesso campionato, siamo vicini, poi alla fine non ci conosciamo. Però è stata comunque una bellissima iniziativa, perché bisogna ringraziare anche il mondo futsal che comunque si è, diciamo, ha proposto questa cosa, e qualche società la ringraziamo che ha aderito, e qualcuna che non ha aderito, e purtroppo mi dispiace, perché poi alla fine qua siamo tutti amici ed era molto bello secondo me avere un giocatore per ogni squadra, ma purtroppo non è stato possibile, mi dispiace per me, cioè anche per voi, insomma, che vi siete impegnati molto per questa cosa. Comunque è stata una bella partita, ci siamo divertiti. E con le emozioni del Palacarucci si va a concludere questa 22esima puntata di Mondo Futsal. Io rinnovo l'invito a consultarci quotidianamente attraverso mondofutsal.net e su youtube.com/mondofutsaltv. Ringraziamento doveroso per Marco Dell'Orco in regia e alla grafica, ringraziamento doveroso a tutti i componenti dello staff e a voi che continuate a seguirci numerosi. Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima settimana.